Mr. First. Era un po' inverosimile perché gli zombie non saltano. Quindi, ciao Vez, benvenuti in un nuovo episodio di Ultimate of FTB. Come avete visto dall'intro, un po' stupido perché... No, che cazzo sta andando? Ho visto che funziona molto bene. Questa è la testa di zombie. E poi sono andato un po' in giro a uccidere le persone. E questa spada è una figata assurda, eh? Cioè, proprio... una figata assurda assurda. E ora abbiamo tipo una testa di creeper e una testa di zombie in più. Oh mio Dio, cosa sta usando? Ok, sì, sapevo. Abbiamo raccolto due teste di teschio. Abbiamo quattro teste di zombie. Perché è così sta testa? Vabbè. E tre teste di creeper. Esatto, la spada toglie veramente la testa. Non me la sono presa e... da too many items, tranquilli. Toglie veramente la testa e ve la dà dopo un... cioè, ci vuole... c'è una percentuale del cavolo, però te la dà. Però soltanto di quelli buoni, di quelli cattivi e non del ragno, quindi... è inutile che andate a uccidere il ragno all'infinito, perché ho tentato anch'io, però non va. L'altra volta eravamo con la Faithful, oggi saremo con la Sfax, per accontentare i nostri... voi iscritti. Che mi avete detto che volete una o l'altra. Decidetevi, però non posso fare avanti così. Allora, l'altra volta abbiamo fatto queste bellissime ceste di diamante che hanno creato il nostro bellissimo mondo e il nostro bellissimo smistamento. L'hanno completato completamente. Sarebbe ancora da fare la versione quella per la cottura dei minerali, che la faremo dentro l'industria. Però oggi non ho voglia di fare la cottura dei minerali, ma ho voglia di creare un po' di mondi con la Miscraft. Quindi, Miscraft forever. Ricordati di chi ti può salvare il sedere. Esatto, mi sono già creato gli overworld, così siamo a posto, basta ricordarsi di portarli via. Invece di portarmi via la testa di zombie, vado a prendere l'armatura di ferro. Più che altro, perché non si sa mai. Questo, questo, questo e questo. Allora abbiamo tutto, sì, la spada, il piccone, l'accetta, devo farne un'altra. Quindi ci prepariamo l'accetta. Accetta l'accetta, no, non l'accetto, rinuncio. Allora la facciamo con... ambarabacici, questo perché ce n'ha di più. Due bastoncini, che ne ho troppi pochi qua, vado a prendere... no, dovrei averceli di sopra, quindi... è fattibile. Allora, abbiamo le carote, siamo a posto. Accetta. Bastoncini. Non ho i bastoncini, minchia. Non ho i bastoncini. Siete tutti cattivi, basta. Accetta, l'accetto, ok. Poi voglio crearmi una borsa. Una borsetta per lo smistamento è una borsetta senza. Sono due borsette completamente diverse e completamente utili tutte e due. Completamente utili, capito? Allora, la prima si chiama Canvas Bag, è quella nuova di Red Power, inserita con la versione nuova di Red Power 2 per la 1.4.5, mi sembra che è partita. E si fa, se riesco a trovarla, con le cordicelle. E no, qua non sono le cordicelle, scemo anch'io. Però mi serve un vabbè, gli facciamo di sopra. Servono le cordicelle, che sono le stringhe, in poche parole. Questo blocco qua non si cambia, quindi lo lascerò così. Mi sono rotto le palle di dover fare queste cose. Cordicelle che sono qua. Serve uno stack completo, quindi piantate più flaxseed che potete. Olè, allora, ciao zombie. Secondo me no, non gli ha
Non li ha cambiati, vabbè. Ci servono 8, mi sembra, bastoncini, quindi siamo a posto e facciamo così. E facciamo queste canvas. Dovrebbero essere i teli. Le 8 canvas le mettiamo come una chest e facciamo la canvas bag. Questa canvas bag si può anche colorare, basta andare a prendere un colorante da basso, nello smistamento che avete fatto, se non l'avete fatto, basta prendere un colorante. E il colorante lo voglio rosso. Allora, il colorante si può fare in due modi, o mettete così più il colorante in mezzo e ve la colora, o mi sembra che potete farla e poi colorarla così, esatto. Quindi avete la vostra canvas rossa, verde, gialla, quella che avete fatto. Ogni colore è bello, eccetto il verde. Cactus perché è schifoso. Per me. Questa qua non è come quella, le bag della E2, che erano quelle che perdevi, le rifacevi, trovavi tutti gli oggetti all'interno, non avevi problemi, nessuno vedeva i tuoi oggetti. Questo qua invece è una cestina piccolissima, è proprio una cesta portatile, e se la perdete perdete tutto il contenuto, se la buttate via perdete tutto il contenuto, se la rifate non vi... cioè, è come se fate due borse diverse. Se voi vi fate due borse rosse, sono due borse completamente diverse, quindi... L'altra borsa in questione è la bag, che non mi ricordo più. Sì, vedete che ci sono le alchemy bag della cosa, però non si possono fare per il momento. C'è anche questa seed bag, però non ho capito, non funziona, quindi state attenti. L'altra era la Ender Punch. Un po' più costosa, ma sempre fattibile. Allora, ci servono... Non voglio far finire il tempo subito, voglio fare almeno due mondi, quindi mi sbrigo a farle. Mi servono quattro di queste. Mi servono tre pelli. Eccole qua. Uno, due, tre. Oh cazzo, mi sono dimenticato le perle io. Non ho messo le perle. Vabbè, troverò un posto. Magari al posto di quella che è la polvere di perla. Che cazzo mi serve? Le perle che si fanno con quattro... questi. Uno, due, tre, quattro. Perfetto. E poi un pezzo di lana, adesso che ci penso. Che palle. Allora, un pezzo di lana che è qua. Se non sbaglio. Mi sa che sbaglio. No, eccolo qua. È un pezzo fototissimo di lana. Oh mio Dio! Basta. Per cosa è successa questa cosa? E anche notte, che bello! Dai, se no passa il tempo, carote, fammi mangiare. Ok. Che cazzo è quello? Uno scheletro zombie? Vabbè, spero solo, cioè mi sa che si è buggata la texture, quindi solo un bug. Tranquilli. Allora, per fare le perle ormai lo sapete, credo. Basta fare così, ender pearl. Questa qua è la lana. Ora abbiamo questa ender punch, però non è collegata a niente. Queste qua sono, è una ender chest portatile. Per collegarla a una Ender Chest basta cliccare destro, no, shift destro, e vedete che ha preso i colori. Adesso è gialla, bianco, gialla, e qua è gialla, bianco, gialla. Quindi quando io apro la Ender Punch si dovrebbe aprire anche la chest. Vedete? Guardate, si è aperta nel sottofondo e si chiude. Perfetto, partiamo subito per i nostri esperimenti. No, scherzo. Ne prendiamo veramente tanti e li mettiamo via. Ne teniamo sempre uno nell'inventario, ricordatelo, perché in caso non funzionasse la nostra bag per qualche assurdo motivo,
Ricordatene almeno uno. Devo creare un libro. Basta andare. No, basta andare qua. Prendere un foglio. Ne facciamo tre di libri. Vediamo se riusciamo a andare tutti e tre, però ne facciamo tre. Uno. Due. No, ne facciamo due. Ho sbagliato. Ah, qua. Due. Facciamo anche il terzo? No. Ho solo due di questi. Quindi andiamo nel primo. Abbiamo tutto? Sì. Via questo. Il libro di Overworld ce l'ho, questi ce li ho, questo posso lasciarlo a caso, ok. Quindi come al solito chiuderò la registrazione perché sennò non riesco a entrare. E partiamo. Aspetta, ho tutto. Sì. Sono arrivato e ha già preso fuoco, che bello. Splendido, del tipo sono sopra degli alberi. Che mondo del cazzo è venuto fuori? Sto crepando. È tipo o me ne vado subito. Via! Per fortuna sono morto qua. No, i livelli. Che culo. Però sono morto qua. È già un buon risultato. Ok, mettiamo a posto un po' di robe. Ok, l'ender punch, l'ender chest. Questa non mi... Le mie carote! Ah, ecco. Per fortuna non avevo niente, quindi... Prendiamo il nostro libretto delle istruzioni. Prendiamo questo bellissimo mondo. Facciamo una cosa sola. Addio per sempre. È inutile tenere un mondo che vi uccide, quindi fate questo. In memoria. Scherzo. Ok, andiamo avanti. Facciamo il prossimo. Ho tutto, ho il bookstand, ho il libro. Ok. Quindi, come al solito, fermo la registrazione. E vai! Si comincia già bene. Questo bellissimo mondo ha la nausea. È sospeso nel nulla. E questo sì. È sospeso nel nulla. E... Che merda di mondi, oh! Miniscraft, ti stai facendo di merda? Cambiate sta mod. Andiamo già a casa. Ancora con la nausea sono. Per un po'. Blah. Ok, è finita. Ho altro weakness, ok. Sì, ma che merda di mondi sono? Buona decisione, faccio altri. Quindi facciamo un altro bookstand. Prendiamo un altro bellissimo libro. Cambiamo pelle più che altro. Mi sa che è questa che manda in tega tutto. Sapete che, come l'altra volta che ho cambiato pelle, ed è venuto fuori il mondo 4, che è un mondo fantastico. Che scemo, io ho questa. La text mi sta mandando in tega piano piano in gioco, ma a parte questa. Mi sa che userò la Faithful, o la Family Yet. La Sfax mi sta andando in tega. Quindi sarà molto raro che userò questa. Mi dispiace, ma... Zombie che diventano teschi e zombie che diventano normali, non si sa. Chest che non si aprono, mondi di merda, vabbè. A parte questo. Prendiamo il nostro foglietto. Qua, prendiamo il libro. Abbiamo tutto, sì. Questo qua. Vieni con me che ti faccio vedere la destinazione del tuo amico. Leggiotto fuori dai coglioni. Ok, age 10. Dammeli. Ecco qua. E come al solito.
Eccoci qua. Ai, ai, ai. No, 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 no. Oh, il cazzo, un altro mondo di merda. Ciao e arrivederci alla prossima. Ma vaffanculo. Dammi qua, sti libri di merda. Proprio. Siete senza passione, raga. Senza passione, capite? Senza passione! Non è possibile che ogni mondo sia una merda del genere. Io non posso farlo direttamente come libro. Maledetto. Queste cose. Dammi qua, facciamo tre libri e li faccio. Aspetta, faccio con due pagine adesso. E poi faccio un altro. Ora abbiamo legge qualcosa. Non vado subito, prendo i libri. Due. Questo lo metto via. Devo andare a prendere anche del legno. Se mi corri, scemo. Quello è il Rutherford, questo qua. Non è possibile. Almeno un libro voglio andare. Voglio trovare qualche libro bello. Tipo quello del mondo 4, era perfetto. Isole di merda, mi sono capitato. Vediamo. Boh. Abbiamo tutto, sì, gli stendini, Linkin Book, ok. Il libro ce l'ho via. Ma non è possibile! Non è possibile! Una cosa del genere! Non è possibile! Ecco, vaffanculo. Vedete che anche la vita, che figata su. Vaffanculo, va. Cioè, non è possibile! Forse non devo buttare via i libri? Voi dammi qua questo, me lo metto qua sotto questo, così se capita di nuovo questo lo butto via nel mondo che verrà. Non è possibile. Oh, piove e nevica e io sto prendendo fuoco con la nausea. Prendo fuoco! Tre mondi ho fatto! No, ne ho fatti cinque e nessuno mi ha dato un mondo che volevo! Nessuno! È impossibile! Cavolo! Non è qua! Proprio vaffan. Fammi un bel. È improbabile una cosa del genere. Ora faccio l'ultimo e li metto dentro tutte le pagine che verranno fuori da questo coso qua. Quindi 6 pagine e voglio vedere se non mi dà un libro di merda. Se mi dà un libro di merda, basta. Chiudo l'episodio. Mi serve un minchia di Linkin Book, cacchio, ho finiti tutti e sono dei libri di merda. Queste cose. Ma sì, fallo per dopo. Boh. Metti qua. Ma tu mi vuoi prendere in giro, spero.
Per questo episodio è tutto. Da DJ. Ciao, ragazzi.